Buongiorno a tutti, prendiamo in mano nuovamente il nostro programma Blink e facciamo alcuni miglioramenti. Il primo riguarda questo fatto. Praticamente abbiamo visto che il programma è continuamente ciclico, cioè una volta arrivato in fondo ricomincia da capo. Questo cosa significa? Che tutti i settaggi che io faccio qui, adesso ce n'è uno soltanto, verrebbero rifatti praticamente ad ogni ciclo. Noi dobbiamo evitare questo. E diciamo idealmente dividere il programma in due blocchi. Il primo abbiamo dei settaggi, delle impostazioni, e poi entriamo nel secondo blocco, che è un loop, un ciclo all'interno del quale si svolgono tutte le operazioni che ci interessano. Questo lo facciamo utilizzando una istruzione del linguaggio C di controllo del flusso di programma. Facciamo finora l'unico tipo di flusso di programma che abbiamo visto è quello della sequenza, cioè viene eseguita questa istruzione, poi questa funzione, poi questa e così via, cioè la esecuzione sequenziale delle operazioni. Esistono delle istruzioni che permettono di modificare questo flusso di esecuzione del programma e sono i cicli o iterazioni e le decisioni. Vediamo quindi un ciclo. Si chiama while. Tra parentesi rotonde viene messa una condizione e all'interno delle parentesi graffe un blocco di istruzioni. Cosa significa? Mentre, quindi la traduzione di while è, mentre questa condizione è vera, continua ad eseguire le istruzioni che sono qui dentro, una o più istruzioni. Questo è il significato del ciclo while. Ecco, dobbiamo subito dire che in linguaggio C 0 significa falso, mentre diverso da 0, questo punto esclamativo uguale al significato di diverso, quindi diverso da 0 significa vero. Normalmente si utilizza 1 per indicare la condizione di verità. Quindi il risultato di questa condizione può essere o 0, quindi falso, e il ciclo non verrà mai eseguito, oppure diverso da 0, mettiamo 1. In questo caso, finché questo rimarrà vero, continueremo ad eseguire questa istruzione. Quindi se la condizione fosse A minore di B, ora finché è vero, cioè il risultato è diverso da 0, che A è minore di B, allora verranno eseguite queste istruzioni. Altrimenti il ciclo non verrà eseguito. Mettiamo il caso di, così spiego anche il concetto di variabile, int A significa predisponi uno spazio in memoria, che chiamerò A, che contiene valori di tipo intero, quindi numeri 1, 2, 3 e così via, positivo o negativo, e assegna, l'uguale è un operatore di assegnamento, il valore 10, anzi facciamo 0. Poi metto il punto e virgola che termina tutte le istruzioni. Poi int b uguale 10. Adesso, fino a che A è minore di B, esegui queste istruzioni. Chiaramente se le condizioni fossero lasciate così, la condizione sarebbe sempre vera, in quanto 0 è sempre minore di 10. Quindi utilizzo un altro operatore, A più più, significa incrementa A di 1. Quindi adesso A non vale più 0, ma vale 1 perché è una variabile. Quindi può modificare il suo valore nel corso dell'esecuzione del programma. A adesso vale 1, 1 è minore di 10, vero, quindi eseguirà le istruzioni, che in questo caso è solo l'incremento A, nuovamente, che diventa 2, e così via. Mettiamo che A adesso valga 9, 9 è minore di 10, vero, quindi sarà un risultato diverso da 0, A diventa 10. 10 è minore di 10, falso, quindi
non verrà più eseguita l'istruzione all'interno, l'istruzione o le istruzioni all'interno del ciclo, e si uscirà e si continuerà a eseguire la sequenza delle istruzioni, ecco, una dietro l'altra. Quindi questa è una condizione di ciclo. Abbiamo visto la condizione while, cioè l'istruzione while, abbiamo visto le variabili di tipo intero, quindi dichiaro la variabile, devo dire che nome ha la variabile, ha. Di solito si utilizzano nomi significativi, ad esempio potrei dire contatore. Quindi è più chiaro che questa variabile, contatore, serve a contare i valori appunto fra 0 e 10, mentre B potrei chiamarlo ad esempio termine o termine ciclo o controllo, dare un nome significativo. Qua, contatore. Sempre una buona cosa dare dei nomi significativi che abbiano un significato che si commenti da sé. Quindi questo è il contatore che conta da 0 a 10. Questo è il termine del nostro conteggio. Quindi cosa faccio per tornare al discorso di prima? Dopo aver settato il port B come uscita, output, scrivo qui while 1, in questo caso impongo un ciclo infinito, perché 1 sarà sempre vero. Quindi accendo il LED. Aspetto, spengo il LED, aspetto, dopodiché torno su e continuo a eseguire questo ciclo anziché ogni volta tornare su e ricominciare a settare i vari port del PIC. Questo è un modo migliore di programmare, quindi ho creato in pratica due parti del mio programma. Tutto quello che viene prima del ciclo infinito while viene eseguito una volta sola. Normalmente ci sono dei settaggi, ma vedremo anche altri tipi di settaggi, dopodiché si entra in un ciclo infinito all'interno del quale si continua a eseguire l'operazione che ci interessa. Ecco, vi spiego anche un'altra cosa, cioè come comandare direttamente il singolo pin del PIC. Torniamo quindi al nostro datasheet. Al nostro PIC, io voglio comandare direttamente l'RB0. In questo caso, al posto di usare port B che vado a commentare, scriverò RB0 uguale 1. Quindi do un 1 logico in uscita. Aspetto 255 millisecondi. In questo caso, commento anche questa istruzione. Questa funzione e utilizzo un'altra funzione, la delay S. In questo caso aspetta un secondo, mentre la MS sta per millisecondi e qui posso mettere un valore che va da 0 a 255. Qui la delay S, il significato di questi numeri sono appunto secondi, 1, 2, 3, quello che mi serve. Quindi vado a commentare anche questa e scrivo RB0 uguale a 0, quindi 0 logico. Dopodiché aspetto ancora delay S, quindi un secondo, anzi facciamo 3 secondi, tanto per cambiare. Quindi cosa succede? Porto a 1 l'RB0 che ricordiamo è il pin 33 che è collegato a questo LED. Aspetto un secondo, dopodiché lo spengo e rimarrà spento per 3 secondi. A questo punto riparto dal ciclo while, dato che non c'è nessuna istruzione che mi faccia cambiare questa condizione.
Vediamo allora di compilare il nostro programma. Non ho fatto errori di scrittura nel linguaggio C, quindi la compilazione ha avuto successo. Quindi vado a caricare Blink, vi ricordo si va alla ricerca del nostro file EXE. In questo caso io vado su Desktop Big Project, Blink, blink.x, dist, default production, e qui trovo il file HX prodotto della compilazione. Vado a far partire il mio downloader e a questo punto accendo la mia scheda. All'accensione della scheda abbiamo immediatamente la programmazione del PIC. Vedete, istantanea. Ecco, e quindi l'accensione del nostro LED. Si vede molto, si vede appena appena. Quindi si accende per un secondo e poi rimane spento per 3 secondi. Ecco, se volessi migliorare ulteriormente il programma, potrei prima azzerare tutto il port B. 0B80. Compilo, vedete quanto è veloce compilare e poi programmare il PIC. Quindi è molto comodo questo sistema del bootloader per programmare più volte il PIC. Ecco qui, vediamo meglio in questo modo. Rimane acceso un secondo, poi spento per 3 secondi. Prossima volta vedremo ancora qualche esercizio con i LED, dopodiché basta, perché se no ci escono anche dalle orecchie, e cominciamo a vedere invece come usare i port in input per leggere dei segnali digitali.